Grande successo ieri per la notte nei musei, strutture aperte sino a tardi. Questa mattina il ministro per i beni culturali Dario Franceschini ha espresso grande soddisfazione. Molte le persone che hanno approfittato dell'occasione per vivere l'arte sotto una luce diversa e anche per postare le immagini dell'iniziativa. Numerosissime infatti le presenze sui social. Massimo Zennaro, vediamo. Musei aperti la notte scorsa in tutto il Veneto. L'idea ha preso corpo nel 2005 su impulso del Ministero della Cultura e della Comunicazione francese. L'obiettivo è far avvicinare le persone all'ambiente culturale e al patrimonio artistico, iniziativa che nella nostra regione ha visto tenere aperto fino a tardi moltissimi musei in tutte le città, ma anche nei centri minori. A Treviso, solo per ricordarne alcuni, il complesso con gli splendidi affreschi della chiesa di Santa Caterina. In provincia di Rovigo l'opportunità di vivere i luoghi d'arte al calar della notte anche nel capoluogo alla ricerca del Rovigo rinascimentale. Nel Bellunese, oltre al museo etnografico, questa iniziativa ha permesso di visitare il museo civico di Feltre. Molte le istituzioni aperte fuori dal consueto orario anche negli altri capoluoghi veneti e a Venezia Palazzo Grimani con un coinvolgente percorso guidato con accompagnamento musicale. Insomma, una serata diversa in compagnia della cultura.